oggi è il 26 di maggio 2023. L'allergia si fa sentire, l'inquinamento è pieno il cielo, l'inquinamento di parole cattive è piena la bocca, l'inquinamento di discariche in terra è piena la terra, l'inquinamento idraulico sottoterra è piena la terra, l'inquinamento nell'aria respiriamo è piena la terra, la cattiveria ormai si taglia con un coltello di quanto è densa, la malvagità è estrema e la vita è diventata invivibile e non è più possibile sostenere questa vita. Il cielo ormai è completamente oscurato dalla caligine. Il signoraggio ci ha prevalso il cervello e ci ha reso sterili di sentimenti. E le dolcezze sono difficili da esprimere. Il bene è tramutato in male. Il malore dell'umanità è arrivata a superare ogni limite e della possibile sopravvivenza. E il danno ambientale, psicologico e fisico ha superato ormai il punto di non ritorno. L'umanità è ormai in declino e è terminata nelle bollette, nella cattiveria, nella droga, nei vizi, soprattutto nelle parole cattive. L'esausto ormai è tutti esausti, ormai anche i ricchi piangono, anche i ricchi hanno problemi psicologici e non è bene giudicarci, non è bene condannarci, perché nella maniera in cui noi giudichiamo e condanniamo saremo giudicati e condannati. Quindi l'umanità è corrotta, l'umanità è declinata, l'umanità ormai è terminata. Quindi noi abbiamo solo possibilità di tranquillizzarci e proteggerci con la divina misericordia, la misericordia di Gesù, confidando in Lui, senza scoraggiarci delle difficoltà materiali, di un fatto materiale. Perché se capitasse una vincita al super nella lotto, sparirebbero tutte le problematiche psicologiche e spirituali. Sembra strano, ma è così. Sembra strano, ma è così. Quindi quello che conta su sta terra è i soldi. Senza soldi la cattiveria aumenta, la malignità aumenta, i sentimenti non trovano spazio per esprimersi. E le creature umane hanno fatto la scelta di Satana. Quindi Satana è l'idolo dell'umanità. Il demonio e Satana è la scelta dell'umanità, è la scelta di ognuno di noi. Purtroppo ognuno di noi abbiamo scelto il demonio come proprio Dio. Per questo l'umanità è terminata, per questo l'umanità è finita,
Per questo l'umanità è corrotta. Per questo l'umanità non ha più speranze. Va avanti per pagare le bollette a un'oscurità, a una tenebra che ci opprime, al signoraggio, alla piramide, all'occhio che vede tutto, che piange. Piange perché gli manca l'amore, gli manca la felicità, gli mancherà per sempre la felicità all'occhio che vede tutto. Quindi l'umanità piange, piange perché è affamata di amore, è assetata d'amore, ha bisogno dell'amore, ma non lo trova perché non c'ha i soldi. Chi è che c'ha i soldi invece è affamato di cattiveria, di malignità, di far del male, di vedere l'altro soppresso. E chi è che non ce l'ha i soldi invece è invidioso di chi è che ce l'ha. Quindi tutto è come un cane che si morde la propria coda. Quindi l'umanità è corrotta. Chi è che non c'ha i soldi, o per una cosa o per un'altra, e si allontana dall'amore. Chi è che ha troppi soldi, oppure ce n'ha tanti, oppure vive nel benessere, vuole il male degli altri. E l'umanità è terminata. L'umanità è corrotta. Io non vedo l'ora che arrivasse questi umanoidi, che Elon Musk con quell'altro Bezos, e potessero iniziare nella catena di montaggio a produrre tutti questi umanoidi in larga scala, come il cellulare, e presto prenderanno il sopravvento sull'umanità e la annienteranno e la distruggeranno, l'umanità, perché l'umanità è un verme, è un parassita contro il pianeta Monet. Invece il malanno dei soldi, chi è che ce l'ha tanti, diventa demone uguale, perché coi soldi ci fanno la cattiveria, ci esprimono la loro onnipotenza, che si sembrano onnipotenti ma non sono onnipotenti. Quindi c'è questa disparità. Averli troppi significa far del male agli altri, sopprimerli, assopirli. Quindi questo discorso è che ci si deve rimboccare le maniche, andare a faticare a rotta di collo fino a 80 anni pendante la cassa da morto per pagare le bollette al signoraggio che le creano, e vanno negli alberghi a 5 stelle a trombà tutto un continuo con le macchine di lusso, tutto a spese dei contribuenti. Si fanno le ville grandiose e si fanno i vestiti costosi, e vogliono il male degli altri, vogliono il male dei polli d'allevamento, delle cavie del laboratorio, che siamo noi contribuenti. Pagamo un mare di tasse, 80 anni, e poi andiamo nella cassa da morto. È questa la società, la piramide, l'occhio che piagne, che gli manca l'amore, gli manca il sentimento, che ha scansato l'amore, l'occhio che piange. Poi la categoria di polli d'allevamento che stanno sotto la piramide è coloro che vanno a faticare per un padrone, e vanno qui, vanno là, vanno su, vanno giù. 26 maggio 2023. La malvagità umana non ha limiti. Questi limiti verranno eliminati presto. Stiamo nell'attesa della eliminazione di ogni limite imposto contro la terra, contro il pianeta, contro l'armonia dell'amore. Quindi questa corsa contro l'amore, questa corsa contro la divisione in ogni ambito, verrà terminata presto. Siamo giunti oltre ogni limite della conclusione umana. È la conclusione di ogni sentimento. È la conclusione
di ogni armonia. È la conclusione dell'umanità. Gesù ci ha donato una seconda possibilità di salvezza. L'umanità non si affida a Gesù, purtroppo, per cui verrà sterminata. Poco tempo è rimasto per l'eliminazione umana. L'umanità verrà sterminata. E questo tempo si sta avvicinando, inesorabile. E non si potrà più fermare. L'umanità è al termine. L'umanità ha allontanato Dio dai propri cuori. L'umanità è finita. In questa attesa, dell'eliminazione umana, dobbiamo inevitabilmente affidarci a Gesù. L'unica chance è la seconda possibilità di salvezza per noi. L'unica possibilità di salvezza. Gesù, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Non c'è più redenzione, non c'è più possibilità di salvarci all'infuori del Re dei Re, il Re di ogni principato e potestà, il Re di ogni potenza, principato e potestà. Gesù, la salvezza, il Redento, il Risorto, colui che vivrà per sempre. Affidiamoci quindi alla misericordia di Gesù con la coroncina della Divina Misericordia che ci ha donato Gesù in persona. Misericordia Gesù, perdonaci, liberaci da ogni male, liberaci da questo sistema del signoraggio che non ci permette di esprimere i nostri sentimenti, le nostre buone opere e azioni. Questo signoraggio materiale allontana i sentimenti. Non si riconoscono più. Noi tutti allora, per salvarci, ci affidiamo alla salvezza universale, la risurrezione, colui che è risorto, Gesù, si è sacrificato per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 3 proiettili sparamo e poi 50 proiettili che ci ha donato Gesù in persona con la coroncina. Questa arma come il rosario, pari al rosario, che ci libera dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che amore e misericordia. Amen. Dagli Atti degli Apostoli, Atti 25:13-21. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo, e poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: c'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro di quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Dal Vangelo secondo Giovanni 21:15-19. In quel tempo Gesù, quando si manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: paci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gesù disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: paci le mie pecorelle. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: seguimi. Adesso la spiegazione del Papa. Il primo, lo sguardo dell'elezione con l'entusiasmo di seguire Gesù. Il secondo, lo sguardo del pentimento nel momento di quel peccato tanto grave di aver rinnegato Gesù. Il terzo sguardo è lo sguardo della missione: paci i miei agnelli. Anche noi possiamo pensare: qual è oggi lo sguardo di Gesù su me? Come mi guarda Gesù? Con una chiamata? Lui ci guarda sempre con amore, ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una missione. Quindi, ritornando al discorso di prima, la generazione umana è terminata. In questo termine
e estinzione di massa dell'umanità, e dovremmo, per salvarci, affidarci a Gesù, l'unica nostra salvezza. E la benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione di Mamma Maria, del Patriarca Giuseppe, nel nome di Gesù. E scendi su di noi, Spirito Santo, e liberaci da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen.